queste qui a cosa servono? Servono a tenere tesi questi fili, ai quali poi perpendicolarmente dal basso verso l'alto vengono messi degli altri fili, ai quali vengono legati in maniera proprio naturale, cioè si prende la piantina con le mani e la si accompagna proprio agli inizi attorno a questo filo e poi da sé va verso l'alto. Quindi il luppolo trova terreno fertile qui in questa zona? Anche qui, diciamo, lo utilizziamo come laboratorio. Quando nacque l'idea del birrificio, un signore di Castel del Giudice ci disse: guardate che luppolo c'è anche qui sul fiume Sangro. Effettivamente poi lo abbiamo preso, l'abbiamo fatto analizzare, effettivamente faceva parte della famiglia dei luppoli. L'unica cosa che non arriva a piena maturazione, quindi anche questo qui l'abbiamo replicato e l'abbiamo osservato. Abbiamo messo anche altre varietà più comuni, più commerciali, che poi effettivamente noi utilizziamo anche nella produzione di birra, e abbiamo visto che uno, nella fattispecie il Cascade, si adatta molto bene. Anche qui l'unica cosa che gli abbiamo dato è l'acqua, quindi senza trattamenti, senza nulla, gli abbiamo dato l'acqua e abbiamo visto che effettivamente si comporta bene e arriva a completa maturazione. Ovviamente questo è un impianto, diciamo, non è un impianto proprio modello, è un impianto nato così per fare piccole sperimentazioni. Ovviamente anche in questo caso, una volta individuata la varietà, la tipologia, andremo a replicarlo su larga scala in modo tale che almeno un luppolo lo produrremo qui. Quindi praticamente il 100% della birra, delle materie prime della birra, saranno prodotte qui. Brevemente, perché sono andato un po' di fretta. Il giorno prima della cotta di birra, per cotta di birra significa proprio il fare la birra, si chiama cotta perché effettivamente si cuoce, si porta a ebollizione, eccetera eccetera. Il giorno prima della cotta di birra noi maciniamo il malto d'orzo, perché il malto d'orzo, non so se avete mai visto, sicuramente i chicchi di orzo, di grano, sono dei chicchi. Questi chicchi, insomma, poi vengono maltati in malteria e ci vengono restituiti in dei sacchi. Il giorno prima noi lo maciniamo, quindi macinare che significa rompere il chicco. Maciniamo 150, 200, poi dipende dalla ricetta, per fare la birra, chili di malto d'orzo. Il giorno successivo, per esempio questo qui è un contenitore da 600 litri, il giorno dopo si riempie questo contenitore da 600 litri e lo si porta tra i 55 e i 65, massimo 70 gradi, perché la primissima fase, la fase di mesh, dove appunto poi viene inserito il malto d'orzo macinato e vengono trasformati in sostanza gli zuccheri. A questo punto, dopo questa primissima fase, dove noi qui abbiamo acqua e malto d'orzo, due semplicissimi elementi, lo trasferiamo in quest'altra piccola cisterna, in quest'altro piccolo contenitore. Qui che succede? Si inizia a filtrare, in sostanza si autofiltra, perché come sapete le particelle solide vanno verso il basso, quelle liquide restano un po' più su. Però che succede? Siccome qui abbiamo delle piccole cavità, le particelle solide si depositano sul fondo, vanno verso il fondo. L'acqua nel contempo, sempre attratta dalla gravità, filtra dentro il malto d'orzo e estrae tutto ciò che deve stare dall'orzo, come gli zuccheri per esempio. E allora che succede? Si autofiltra, quindi c'è una separazione tra liquido e solido. Però a noi ciò che ci interessa è il liquido, perché come sapete la birra è liquida, non è solido. Questo è un processo che poi viene monitorato proprio visivamente da noi, da questo piccolo tino. Qui si stabilisce quando è che la birra è limpida al punto giusto. Sicuramente avete notato spesso nelle vice che c'è un po' di fondo, quelli sono lieviti, sono residui portati appunto dalla filtrazione, eccetera eccetera. Comunque si filtra per X volte finché il maestro birraio non dice: ok, per me la birra è limpida al punto giusto, possiamo ributtarla in quest'altro tino. Quindi che succede? Qui abbiamo separato la parte liquida dalla parte solida, perché se vi ricordate bene qui erano una mischiata all'altra. Qui le abbiamo separate, quindi abbiamo filtrato, diciamo, la parte liquida attraverso la parte solida resta lì, quindi si chiamano trebbie esauste, che c'è qualcuno che le utilizza per gli animali, c'è qualcuno che le utilizza, noi per esempio le utilizziamo per concimare il polpetto. Quindi diciamo che alla fine non va mai buttato.
Però diciamo il suo lavoro è terminato lì. Ha dato tutto ciò, detto proprio così, ha dato tutto ciò che poteva dare all'acqua e il suo lavoro si termina lì. A questo punto quindi si torna in quest'altro tino e inizia la fase di ebollizione, 98-99 gradi, portiamo a ebollizione. A questo punto subentra il terzo elemento fondamentale della birra che è il luppolo. Può essere uno, può essere due, può essere tre, dipende sempre dalla ricetta. Perché come sapete ci sono migliaia di varietà e stili di birre. Quindi a questo punto in fase di ebollizione si inseriscono i luppoli, anche qui per un'ora, un'ora e mezza, dipende sempre dalla ricetta. A questo punto abbiamo un mosto di birra, possiamo chiamarlo così. È la fase più importante, una delle più importanti, perché per la prima volta il mosto di birra lascerà tutto questo impianto, cioè viene trasferito. E una cosa fondamentale è la pulizia dell'impianto e soprattutto cercare di non contaminare la birra, perché poi quando noi trasferiremo il mosto di birra da qui, con questi tubi, eccetera, eccetera, lo trasferiremo in uno dei fermentatori, che sono questi qui che vedete alle mie spalle. Qui dentro entra in gioco il quarto elemento fondamentale che è il lievito di birra, il famoso lievito di birra. Quindi trasferiamo tutta la birra qua dentro e inseriamo il lievito di birra. Ovviamente se c'è un batterio dentro è un casino, perché noi qui chiudiamo, come si suol dire chi si è visto si è visto, lo riapriamo dopo un mese. Quindi fondamentale, fondamentale è la pulizia. Non tanto esterna, ma in quanto dell'impianto all'interno. E vi dico un'altra cosa: questo è un tino da circa 600 litri. Questi sono fermentatori da 1200, 1300, 1400. Quindi, noi per far sì che la birra non si ossidi, perché ovviamente se noi questo qui lo riempissimo a metà, tutto il resto sarebbe ossigeno. L'ossigeno non fa bene alla birra, fa del male. Diciamola così. Quindi noi facciamo una doppia cotta di birra. Quindi finito tutta questa fase di cui vi parlavo, chiudiamo qui, mettiamo il lievito e sono passate 3 ore e mezza, 4. Riniziamo da capo, di nuovo, riempiamo 600 litri di birra, altro malto d'orzo macinato e si inizia tutto il processo. Filtrazione, si torna indietro. Luppolo, si torna qui, dopodiché si chiude definitivamente. Diciamo che arriviamo a questo punto, sono passate circa 6 ore, perché abbiamo fatto una doppia cotta di birra. Sono passate 6 ore, noi qui dentro abbiamo portato a casa 1200-1300 litri di birra. Noi Quindi dopo quando finisce smettete lo mettiamo dopo la prima cotta di birra, perché tanto dopo 3 ore arriva subito l'altra, non fa nulla, anche perché qui è sigillato. Metterlo subito, metterlo dopo non è un problema. Perché questo qui è acqua, questo è un fermentatore che però noi per il momento non utilizziamo come tale, ma bensì lo utilizziamo solo per raffreddare l'acqua, perché soprattutto l'estate abbiamo problemi con lo scambiatore di calore. Perché? Perché da lì il mosto esce a circa 100 gradi. Queste qui sono birre alta fermentazione, quindi significa che i lieviti lavorano dai 17, 22, 23 gradi. Portiamo a 2 gradi, in modo tale che quel delta termico me lo colma questo qui. Ovviamente questo potrebbe essere bypassato dall'ampliamento dello scambiatore di calore, però insomma abbiamo scarsi 2 anni di attività, ne parleremo un po' più là, Un po' insomma. arriveranno altre attrezzature. Com'è? Un po' Un po' alla arriveranno volta, sì. Anche perché poi nel momento in cui vedremo che la richiesta sarà superiore, allora conti alla mano, diremo ok, abbiamo bisogno di un altro fermentatore. Quindi magari attiviamo questo, facciamo un piccolo investimento lì e via, tanto poi lo recuperiamo con le vendite. Quindi detto ciò, noi facciamo questa doppia cotta di birra, uno per ridurre il volume di ossigeno che va a contatto con la birra. Voi mi potreste dire, ok, perché non la fate domani, anziché oggi fare un'ammazzata di 15 ore? Perché? Perché noi ogni volta, come vi dicevo prima, fondamentale è la pulizia dell'impianto. Noi ogni volta per pulire tutto quell'impianto lì ci mettiamo circa 2 ore. Ci mettiamo circa 2 ore solo per pulire, quindi con acqua, soda, peracetico, enzimi.
Allora noi facciamo due cotte consecutive in modo tale che recuperiamo anche 2 ore di lavoro. Perché se noi facessimo la cotta oggi, l'altra cotta domani, dovremmo fare cotta oggi, lavaggio oggi, cotta domani, lavaggio domani. Quindi impiegheremo anche 2 ore in più lavorative in sostanza. Quindi diciamo, per colmare le due cose, decidiamo di fare una cotta successiva all'altra. Qui resta indicativamente 28 giorni, 30 giorni. Quindi che succede? I lieviti iniziano a mangiare, iniziano a produrre alcol. Quindi pian piano dai 20 gradi di cui vi parlavo prima iniziamo ad abbassare la temperatura fino ad arrivare a circa 2 gradi. Questo perché? Perché poi giustamente, essendo un passaggio molto artigianale, manuale, quello della filtrazione, comunque ci sono ancora delle sostanze solide. Poi in alcune birre, tipo le IPA, c'è l'aggiunta di luppolo anche qui dentro, non solo nella fase, diciamo, di cottura. E quindi si depositano sul fondo, perché abbassando la temperatura facciamo in modo che il solido si depositi sul fondo. Così facendo possiamo pulirlo più facilmente, perché sarebbe impossibile pulirlo da sopra. Si deposita sul fondo, puliamo, e dopo questo mesetto c'è la fase, anche questa molto importante dal punto di vista della pulizia e dell'attenzione, dell'imbottigliamento. Quindi dai fermentatori le portiamo nel miscelatore, mettiamo glucosio liquido e misceliamo. E manualmente qui servono 4 persone, una che è l'imbottigliatrice, quindi fa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quindi da lì si passa la birra qui e si imbottiglia. Poi c'è una persona che etichetta, poi c'è una persona che tappa e c'è una persona che prende la bottiglia finita e la mette nelle gabbie.